passare la parola al superiore, volevo giusto leggervi un po' un piccolo profilo che avevo preparato per l'autore, giusto pure per farvi capire il senso della sua poesia, che è una poesia che canta l'amore. La poesia di Maurizio Picariello canta l'amore, la forza vitale. Romanticismo e tenerezza si fondono mirabilmente nei versi delicati del poeta, come un tempo nel suo sogno. L'amore scioglie le catene dell'affanno, crea una musica interna che ferve come un rombo di tuono, come lava che scorre da un vulcano, impone le sue leggi e movimenti al corso del suo stesso divenire. Questa poesia, secca e tagliente, mi ricorda i versi del poeta spagnolo Pedro Salinas. Come in Salinas e anche in Picariello, gli oggetti e le cose osservate, poi, negate, diventano il pretesto per denunciare l'assenza della persona amata che può essere raggiunta solamente attraverso il sogno. Nei due poeti, la realtà amorosa viene trasfigurata da un'intensa visione idealistica di carattere platonico che ha gli elementi della quotidiana relazione umana ma che va oltre la presenza fisica. Scrive Salinas: io non ti vedo, so bene che sei qui dietro una parete fragile di mattoni e calce alla portata della mia voce se io ti chiamassi, ma io non ti chiamerò. Concludo con la poesia di Picariello: tu ed io, anime distratte, in riva al mare, sorridi, ti guardo, ti voglio, non dimenticheremo mai un fiore, dentro la sabbia, la nostra fine, là dove non abbiamo messo radici. Allora, ragazzi, proviamo un po' il ghiaccio, qualche poesia. E con la piccola domanda, che cos'è per te la poesia? Ma io non sono per niente un poeta, io sono uno che racconta le emozioni delle persone, infatti alla fine degli spettacoli, più o meno affollati, sono io che chiedo l'autografo a chi è venuto, non il contrario, perché io racconto le emozioni degli altri con un linguaggio molto semplice. Questo può essere sottoposto a critica, perché chi scrive in maniera semplice in genere è sottoposto a critica. Io non faccio nessun lavorio sulla parola, non ho seguito nessun esimio professore. Quando ho scritto l'ufficio della mia città, gli alberi, il fiume erano l'ufficio. Quindi io non faccio queste cose. La semplicità. La semplicità però, vedete, non è qualcosa... La semplicità è cosa ben diversa dalla banalità. La semplicità è complessità risolta, espressione sempre di genialità, perché la semplicità poi da tutti è comprensibile, ma poi è difficile da imitare. Vedete, al giorno d'oggi, anche quando leggete delle poesie, sono tutti che parlano oscuramente, ma chi lo fa chiaramente? Quindi la poesia, io non sono per niente un poeta, mi piace definirmi un lirico, semmai, perché mi viene in mente il delirio, poi come vedete io ho un modo particolare di presentare le cose. Questa però di Antonietta Nierre, che una poetessa, oltre che essere una critica letteraria, è qualcosa che io aspettavo da 24 mesi. Mi fa piacere di averla avuta nell'interland del posto dove è nata, dove vive. E quindi io sono contento, ho atteso 24 mesi, però ho avuto quello che volevo 24 mesi fa. Un applauso a Antonietta. Le parole che tu hai detto, tra l'altro anche Ungaretti ce lo insegnava, quando trovo in questa mia vita una parola scavata, quindi la parola semplice, cerca anche Ungaretti la parola semplice, e poi vedi, anch'io non sono troppo propensa sull'arte del mimare di una poesia, la poesia è più semplice, però la parola è la parola esatta che si trova in quel momento, come un puzzle, bisogna trovare la parola esatta, non difficile sicuramente, ma esatta. Io però una cosa, no, il microfono non lo userò, quindi io su una cosa chiaramente non sono d'accordo, perché io quando parlo di un'emozione, sia se me la restituisce la signora, sia se è un'emozione mia, io non devo stare lì a pensare quello che devo dire, l'emozione arriva, quindi le parole arrivano in maniera semplice, perché la coscienza parla in maniera molto più semplice di quanto siamo abituati a fare. Ecco perché le mie parole sono semplici, perché sono un raccontare di emozioni, per quello io non definisco la mia poesia, ecco perché casomai c'è una parte del mondo poetico che dice: ma quella di Picariello non è poesia, lui ha un modo stravagante di fare le cose, porta la chitarra, comincia a scherzare con il pubblico,
fa delle battute, ma io li capisco. Questa parte del mondo poetico io la capisco. Il mondo poetico è abituato a conservare il proprio status quo, ma alcune regole è giusto che a volte vengano sovvertite, contestate, perché se le regole non vengono contestate non si va da nessuna parte. Io non voglio fare la guerra con nessuno, io racconto quello che oggi siete una ventina, io avrei preferito foste 100, ma non cambia niente, io farò lo spettacolo come se siete 100. Poi alla fine di questi 20, a me interessa che la maggioranza viene e dice mi sono emozionato, non che mi dice è bella la poesia o che c'è una bella voce. Io vorrei che voi andaste via dicendo mi sono emozionato, e cercherò di fare questo passaggio qui, per cui come dice Antonietta la seguo fino a un certo punto, poi è chiaro che per me il lavorio della parola non c'è perché la mia coscienza e il mio cuore, quindi due aspetti, la mente e il cuore che parlano, e quando parlano questi due aspetti parlano. Sei d'accordo? Sì. Ma poi tutto, tu lo sai, in tutta Italia, cioè, vanno di moda i libri, che cosa sono? L'autore che legge al pubblico, poi nota anche questo accostamento con la musica, sempre, parola, musica, quindi accostamento che va bene sicuramente per trasmettere il messaggio della poesia, perché sono poesie. Sì. Tu hai stampato un libro di poesie, non posso non parlare di poesie. Non so se sono poesie, adesso sono bene, poesie. Dategli un nome che volete, l'importante è che vi resta la sensazione. Non sono altro. Il nome, voglio dire, cioè, non neanche voglio fare un discorso letterario sul nome, se quella si chiama poesia o meno, non è un discorso letterario sul nome, a me interessa che resta a voi una sensazione, chiamatela come volete. Se io vado dal medico e ho un dolore qua, se lui me la chiama a fare faringite oppure mi dice che mi devo fare una laringoscopia, che cambia? Io ho dolore, tu mi devi far passare il dolore, che me ne frega che nome c'è? Quindi non ce lo date il nome, oppure se c'è un problema vostro. Io ho pubblicato delle emozioni. Allora, le emozioni, dove sta il successo poi di un autore? Questo me lo insegni tu. Non nel vendere i libri e arrivare a... No, vabbè, assolutamente, il libro di poesia non si vende. No, ma anche un libro di scrittura. Io con il mio libro, se mi consentite, ho venduto 3.000 copie con prima che tutto accadesse, prendendo la mia macchina e facendo questo spettacolo, facendo un itinerario. Roberto, Nando lo sanno, no? Un itinerario. Però non è discorso delle 3.000 copie o di arrivare al primo posto. Il successo, secondo me, per uno che scrive, sta nella rivoluzione copernicana che si scaturisce quelle volte in cui tu scrivi, come ti chiami? Daniela vive le parole che ho scritto come delle emozioni, si vive proprio le parole che ho scritto in un mondo tutto suo, la rivoluzione copernicana. È lei che gira attorno alle mie parole. Vi ricordate Copernico, quello che ci diceva nel 500? Non è il sole che gira attorno alla terra, ma il contrario. Questo è il successo, secondo me, per la... successo tra virgolette. Io inizierei a fare il mio monologo, okay, poi semmai per metterci anche un po' degli aspetti umoristici, sennò la gente... Sì, ma io non lo posso per...